Urne chiuse, sindaco eletto, a Bacoli è tempo di bilanci. I dati parlano chiaro, poca affluenza alle urne. Alla vittoria infatti di Giovanni Picone, nuovo primo cittadino, hanno contribuito il 55,87% degli aventi diritto contro il 65,68% del primo turno delle amministrative. Sono dunque quasi 12.000 i votanti che nella giornata del ballottaggio hanno espresso il proprio diritto al voto, accordando la propria preferenza all'avvocato penalista, leader della maxi coalizione, rispetto a Giosi della Ragione, sindaco uscente sfiduciato nell'estate 2016 dopo circa un anno di amministrazione. Meno persone alle urne, soprattutto alle ore 12, che ha registrato un'affluenza del 17,35% rispetto al 32,54% delle 19 e al 55,87% delle 23. Un'affluenza scarsa, quella bacolese, in linea con le percentuali del resto d'Italia, dove meno della metà dei cittadini avendo diritto ha affollato le urne per esprimere la propria preferenza. Unico dato positivo in termini di percentuali è che il comune bacolese, rispetto alle altre municipalità della città metropolitana, ha visto una maggiore partecipazione di votanti, soprattutto in tarda serata, quando si è comunque registrato un calo del 10% rispetto al primo turno. Il neoeletto Picone colmerà la vacatio amministrativa del comune flegreo durata circa un anno. Prima la sfiducia a Giosi a circa 11 mesi dall'insediamento, poi il commissariamento, infine il ballottaggio, dopo un primo turno che aveva visto antagonisti, il nuovo primo cittadino, l'ex sindaco uscente, e a seguire con un leggero scarto di voti il candidato del centrodestra Salvatore Iliano. E alla vigilia della sua vittoria il candidato del centrosinistra propone alla città un consiglio comunale rinnovato al 60%, 9 volti nuovi su 16 con un dato significativo, 5 consiglieri donne. Nel dettaglio la spartizione dei seggi, 10 alla maggioranza guidata dal nuovo sindaco. In particolare 5 al PD, 2 alla lista civica per Bacoli, UDC, 2 al Movimento Aurora Flegrea, 1 alla lista cittadino per Bacoli. L'opposizione sarà invece così costituita, Giosi della Ragione come candidato sindaco insieme a 2 consiglieri di Free Bacoli. 3 anche consiglieri in Quotelliano, oltre al candidato sindaco, un consigliere per la civica Diamo a Bacoli ed uno per la lista Insieme per Bacoli.